Allora, Tommaso. Ciao. Ciao. E subito passando ai dunque, se ti dico pagamenti digitali, scontrino elettronico e dintorni, a te che ti vende? Innovazione. Innovazione, innovazione, futuro. Mi viene in mente quello è il 2020. Che ci vuole innovazione? Ci vuole innovazione sia per noi, perché siamo in delle aziende, ma sia per i clienti. Perché il cliente vuole innovazione, vuole avere meno fatica di dire madonna quanto è 50 madonna di portafoglio, fumi fai il resto, vuole innovazione. Che ci si fa più o meno con questi, pagamenti elettronici, questa innovazione in più? Cioè, ci studi un po' di mercato? Ci studi un po' di mercato perché comunque sia, a parte una raccolta dati enorme, perché parliamoci chiaro, se tu c'hai come si può dire, il resoconto, il report del POS, degli scontri fiscali, c'è una raccolta di dati lì che ti dicano quanta acqua ti ha preso, quante ti ha bevuto, quante volte tu sei andato in bagno, tu dici ma è tutto 10 minuti ho fatto tutto questo. Cioè, è anche per me avere una raccolta dati di un POS che ti dice guarda oggi hanno speso 500 euro suddivisi in quante bevute, quanti scontri, quanti panini. Ti si accende anche il lampadino. Sì, nell'ultimo anno abbiamo tirato fuori una schiacciata, volevo fare una città occulta, questa schiacciata con la mortadella e i pistacchi, la burrata, che pensa tramite tutti i nostri dati, sia online, fiscale e tutto, è il secondo panino più venduto. Cioè, te pensa, io ho più panini che sono da anni che i clienti vengono. Cioè, questo è stato un anno solare, addirittura sbalzato tutti, sono fatti migliaia. Cioè, abbiamo fatto l'innovazione del panino, con i nuovi dati che abbiamo raccolto questi dati e sicuramente c'è una soddisfazione, come se ti avessero un altro socio fantasma che ti dà una mano, che ti dice guarda presentati al mondo. Questo è importante. Grazie. Grazie. Grazie.